Il primo ospite della giornata in diretta telefonica è Mascia Marini. Buongiorno. Buongiorno. Allora, buongiorno Mascia, qui per parlare delle attività del Baticos, del biodistretto dell'Alto Tiveno Cosentino, Viviera dei Cedri, e non solo, perché poi ha allargato sempre di più il suo bacino di interesse. Io volevo parlare con te delle ultime iniziative. Continuano i mercatini del biodistretto. Come sta rispondendo la gente a questo nuovo tipo, diciamo, di mercato biologico, che è un po' anche la rivalutazione del chilometro zero? Allora, prima di tutto volevo ringraziare Martino Ciano e la radio per questa opportunità di mantenere sempre un po' viva l'informazione. Grazie. Tu sei partito dai mercati e quindi, perché sì, i mercati sono un punto importante di contatto tra il biodistretto e la popolazione locale e i piccoli produttori. Quindi il mercato importante del biodistretto sarà quello della prima domenica a Cirella. Sì. Questo è il mercato, diciamo, come dire, più ufficiale su cui il biodistretto punta per far passare la consapevolezza alla popolazione locale dell'opportunità che possono dare questi produttori piccoli in rete dell'offrire rispetto ai danni della grande distribuzione un cibo sano. Questo è il primo punto di partenza, quindi invitiamo tutti la prima domenica a Cirella e poi ci saranno dei mercati itineranti, degli eventi, però il mercato della terra cosiddetto di Baticosta è questo della prima domenica ed è importante che perché al mercato ci sarà anche questo per gli agricoltori soprattutto. Ci sarà sempre un banco di sementi per lo scambio dei semi. Questo è un argomento che sarà sempre più sviluppato perché si è detto, si ripete, la ricchezza della zona è la biodiversità, non è la grande agricoltura intensiva, ma è la biodiversità. È la I semi biodiversità, esatto. affidati a Domenico Trostrifilio che segue con grande competenza questo discorso, sono anche ospitati all'Istituto Agrario di Cirella con la Casa delle Sementi dell'Alto Tirreno Cosentino che è aperta il venerdì mattina sia per gli allievi della scuola che per il territorio e a questo proposito do un'altra informazione che la Come scuola no? serale, che molti chiedono quando parte, è pronta, diciamo, l'elenco degli iscritti e tutto, aspettiamo dalla scuola, non possiamo farlo noi, la data, credo per novembre la data di avvio, si sta formando diciamo, il corpo docente, tutte diciamo, le questioni relative. E quindi ricordiamo anche questa importante iniziativa perché, come detto, il ritorno alla terra è importante, o meglio, è importante parlarne, però c'è bisogno anche di specializzazione. Ecco. Certo, perché il ritorno all'agricoltura chiede delle figure competenti, chiede che figure già competenti abbiano un diploma che magari all'epoca non hanno preso, quindi se hanno già degli studi un po' più avanzati non dovranno fare tutte le materie, ma sarà semplificato l'iter scolastico. Comunque questa è una cosa sì, molto importante. E per concludere il discorso del mercato, ti aggiungo che a parte questo primo mercato, della prima domenica, poi a metà mese ci sarà una consegna di spesa di prodotti a domicilio o presso le aziende, in modo che ci sono due date nel mese, non di più, perché poi il biodistretto non si può caricare di impegni che magari poi non Non riesce a può gestire, mantenere. sempre perché gli agricoltori sono piccoli. Quindi queste due date sono importanti, la prima domenica e a metà mese quella della consegna diciamo, di un embrione di gas di gruppo di acquisto solidale. Benissimo. Poi c'è un'altra iniziativa molto importante che ho letto in questi giorni sulla vostra pagina, quella dell'olio solidale, la raccolta del solidale, insomma. Le brigate dell'olio. Esatto.
Guarda, la Brigata dell'Olio nasce sempre dalla condizione di questo territorio, che è un territorio particolare, lo ripetiamo da sempre, perché anche qualche volta qualcuno mi chiede: ma che c'entrano queste cose col biodistretto? È vero, in alcune zone i biodistretti fanno solo riconversione, pratiche di riconversione al biologico delle aziende, ma perché c'è già un tessuto aziendale agricolo importante. Qui invece va creato. In questo territorio, prima di parlare di biologico, dobbiamo parlare di agricoltura, dobbiamo parlare di ripopolamento delle aree interne, dei borghi e tutto. La raccolta delle olive piange perché non c'è abbastanza forza, manodopera e tutto per alcuni, gli anziani, territori difficili, zone difficili, eccetera. Per cui è nato proprio da un'esigenza pratica questa idea, cioè di fare una squadra di che non vuole niente, non è che vuole una percentuale dell'olio, che scambia solamente lavoro. Sì. Il lavoro può essere pure quello di una donna che cucina per tutti, diciamo, può essere anche c'è un aspetto di convivialità importante, perché qua è sempre molto importante la relazione a cui non sono abituati gli agricoltori piccoli rispetto ad altre zone d'Italia più cooperative. È un qualcosa che si è perso, Masha, perché prima così funzionava, cioè proprio come lo stai descrivendo tu. E a me i miei vicini mi raccontano che si chiamavano per ballare e per suonare la esatto. sera, o normalmente per aiutarsi. Questa cosa, con tutti i fenomeni che sappiamo di spostamento sull'area costiera, di migrazione, è inutile che ci ripetiamo sempre le stesse cose, si è perso. Quindi ci sono poche anime in alcuni luoghi, e questa cosa mi porta all'ultima, forse se non hai altre domande, diciamo l'ultima. Prego. Comunicazione importante: il cinghiale. Il cinghiale è veramente un problema assolutamente sottovalutato, purtroppo, su cui c'è stata fatta proprio una richiesta al biodistretto di una presa di posizione. Ora la nostra presa di posizione è la seguente: diciamo, sicuramente noi non siamo nessuno rispetto agli enti preposti, politici, amministrativi, eccetera, eccetera, però e il punto di vista forse che è diverso. Il cinghiale è un fenomeno sottovalutato in assoluto, perché sempre per l'Homo sapiens, che importò questa razza super prolifica e poi non è riuscita a controllare, il fenomeno è in una crescita, in una velocità che non se ne ha proprio l'idea. Sì, abbiamo avuto parecchie segnalazioni anche noi di comuni, di agricoltori, dei comuni interni, e purtroppo gravi danni quest'anno. Sì, gravissimi danni, sottovalutato in assoluto, però ora che cosa succederà? Con una serie di concertazioni le misure usciranno. Ma le misure escono dove ci sono le aziende, perché oppure in aree protette, enti parco, eccetera, perché l'ottica è sempre quella esclusivamente produttiva, economicista, mentre c'è una visione d'insieme. Ora, se in una borgata, in un borgo, in un'area interna, no, già alcuni contadini con grandissima difficoltà mantengono, per una serie di, non so, di un patto col Padre Eterno, o qualche giovane osa tornare, sì, ti posso dire, ma proprio per esperienza diretta di vicinato, sì, in area con vicino parliamo, sì, ti posso dire che molte persone hanno rinunciato alla vendemmia, alla raccolta delle olive, all'orto, e vanno a comprare al supermercato. Quindi, e parliamo a fare dei danni della grande distribuzione, del ritorno alla terra, eccetera, eccetera, perché su questa tipologia di agricoltore con poca terra, non azienda con la A maiuscola, non sarà presa nessuna misura. Allora, su questo noi abbiamo convocato una riunione per i prossimi giorni, tra pochi, non una cosa grande pubblica, una cosa proprio per capire come può funzionare, perché poi ce ne parlerai magari. Lo scenario di questi borghi, a parte la perdita ulteriore di coltivazione, di presenza, eccetera, immagina uno scenario che parliamo a fare, che
La convivialità, eccetera, lo stare insieme, il riprendere la comunità. La gente non va più neanche a berti un bicchiere di vino la sera da una casa all'altra, perché si ha paura di spostarsi la sera. Il turista che noi auspichiamo di turismo naturalistico, no? Non potrà più correre, perché i cinghiali si sono fatti sempre più padroni del territorio, sì, quindi sì, non hanno molti limiti. Quindi è una visione che deve essere presa in attenzione dalla politica, una visione, non solo l'azienda agricola che ha perso tot produzione e deve essere risarcita in questo modo con i recinti o con questo o con quell'altro, o i selettori che devono essere mandati solo in ente parco, e quello che sta a una casa al di là del confine dell'ente parco deve morire, deve andare a comprare al supermercato, se ne deve andare al nord, cioè, voglio dire, questo è lo scenario. Quindi su questo nei prossimi giorni ci sarà un tavolo abbastanza agguerrito, perché comunque la gente è esasperata. Beh, tienici informati, cure adeguate. Ecco, tienici informati, perché vuol dire che ne parleremo anche nel corso, esatto, di Terra e Fuoco.